Tutti sanno che Napoli fu fondata dai Greci, una prima volta approdati sull'isolotto di Megaride e poi insediati fra il VI e il V secolo a.C. su una sponda del Sebeto. Meno noto è il fenomeno più recente della diaspora greca, che sin dalla caduta di Costantinopoli nel 1453 disperse uomini di cultura, militari e cittadini di lingua e cultura greca in tutta Europa e in particolare nel meridione d'Italia. Un saggio del professor Corinthios ripercorre la storia di questo fenomeno concentrandosi sulle vicende della comunità greca a Napoli. In Italia meridionale vive da più di 2 millenni una Grecia, la cosiddetta Grecia occidentale, che cantava e celebrava Cavafis. Belisario Corenzio era un pittore greco che ha vissuto qui. Tra la fine del 500 e inizi 600, in tutta Napoli si trovano, sono catalogate almeno 800 opere di Belisario Corenzio. Napoli è la città più accogliente, più inclusiva e più greca, forse anche più greca di alcune città della Grecia stessa. Questa comunità gira intorno alla nostra chiesa, la chiesa ortodossa che si trova vicino al Palazzo San Giacomo, in quella strada che fu chiamata via Vico dei Greci fino al 1923, quando poi Mussolini decise di cambiare la strada, il nome della strada, in via San Tommaso d'Aquino. Il saggio è stato presentato nell'antisala dei Baroni alla presenza di numerosi esponenti della comunità ellenica napoletana e a un gruppo di rappresentanti del Circolo Panagulis che all'eroe nazionale greco, simbolo della resistenza alla dittatura dei colonnelli, vorrebbero intestata una strada a Napoli. Ho avuto un lungo rapporto con la città di Napoli ed è stato nostro amico per tanti anni, nei primi anni 70. Ha vissuto a Napoli per molti mesi quando veniva a trovare la sua fidanzata di allora, Oriana Fallaci, e poi è morto in circostanze tragiche che molti ricorderanno, ancora non del tutto chiarite. E siccome lui ha vissuto tanto tempo tra di noi del Circolo Panagulis, abbiamo chiesto ufficialmente al sindaco un mese fa che venga intitolata una strada, una piazza, un vicolo al suo nome, per perpetuarne il ricordo anche a chi non l'ha conosciuto.